The Union, un programma sulle elezioni USA 2020. Scritto e condotto da Alessia Gasparini ed Eric Gadd. Bentornati a The Union da Alessia Gasparini ed Eric Gadd. Il 2020 doveva essere l'anno delle elezioni presidenziali, con primarie democratiche da record e gli sforzi di Donald Trump per rimanere in carica. Invece l'arrivo del coronavirus ha ridimensionato la battaglia elettorale, eleggendo Joe Biden a sfidante ufficiale già a inizio anno e trascinando con sé l'incertezza su come si voterà a novembre. Ma questi primi mesi del 2020 sono stati anche quelli della rinascita del movimento per i diritti civili, con una nuova spinta proveniente dal movimento Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd, come tutti saprete. I fari che si sono accesi sulle fortissime discriminazioni razziali presenti negli Stati Uniti non possono che illuminare anche le elezioni di novembre, spingendoci a chiederci come questo influenzerà le tendenze di voto, ma soprattutto l'affluenza di solito molto bassa soprattutto tra gli afroamericani. In questa ultima puntata di The Union, che abbiamo chiamato Back to the Future perché guardiamo un po' al passato ma anche un po' al futuro, un ponte, esatto, prima della pausa estiva, ripercorreremo le tappe principali sia a livello politico sia a livello sociale di questo 2020. Adesso una breve pausa musicale e poi iniziamo con il primo ospite.
Allora, bentornati in studio. Avete ascoltato Fire, brano del 2017 della band di New York VHS Collection. E adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Lorenzo Costaguta, docente di storia degli Stati Uniti alla University of Birmingham nel Regno Unito. Lorenzo è anche un nostro vecchio collega della Summer School del CISPEA, il centro interuniversitario di storica e politica euroamericana, motivo per cui gli daremo del tuo anche se è un docente. Lorenzo fa parte anche del progetto De Camerette con il suo programma Cocus insieme a Mario Aloi. Benvenuto e grazie di essere qui con noi. Grazie molto per l'invito. Ciao Alessia, ciao Eric. Ci vuoi spiegare un attimo in breve che cos'è De Camerette e Cocus? Sì, certo, certo. Allora, De Camerette è una web TV nata durante la pandemia. Si tratta di ha una programmazione che va da giovedì a domenica e sono programmi su vari temi. Ci è stato chiesto di fare questi approfondimenti in preparazione delle presidenziali americane, per cui abbiamo iniziato 3 o 4 settimane fa, abbiamo già fatto 2 puntate, giovedì prossimo avremo la terza puntata e il programma è alle 9 di sera, per cui se andate su De Camerette su YouTube lo potete trovare, lo potete seguire. Siamo io e Maria Loi, che è un giornalista che scrive per Esquire e Rolling Stones. E niente, vi invitiamo a partecipare, ad essere lì per giovedì. Assolutamente. Quindi adesso partiamo subito in medias res a parlare della politica americana. Quindi certamente. Dicevamo, insomma, anche negli scorsi giorni con te che lo scorso anno di questi tempi sembrava che queste elezioni avrebbero cambiato la storia della politica americana. Le primarie democratiche erano partite con oltre 20 candidati, di cui molte donne. Proprio la scorsa estate discutevamo dell'attacco frontale di Kamala Harris a Joe Biden di questi tempi in merito alle sue abitudini di voto sulle leggi che incitavano la segregazione razziale, oltre a battute sul Clorox e lo studio ovale. E un anno dopo invece ci chiediamo se sarà proprio Kamala Harris ad essere nominata come sua vice. La colpa di questo repentino cambiamento nella campagna elettorale verso le presidenziali del 2020 è da imputare soltanto all'emergenza coronavirus oppure c'è di più? Ma ci sono tantissime cose che sono successe effettivamente nell'ultimo anno. Diciamo che la pandemia ha influenzato la coda della campagna dei democratici e sta influenzando molto il modo in cui Trump si sta comportando negli ultimi 3 o 4 mesi. Ma in realtà prima della pandemia ci sono state tutta una serie di rivolgimenti e di eventi molto particolari che hanno caratterizzato soprattutto la campagna per le primarie democratiche. Siamo partiti pensando che ci fossero tutta una serie di candidati molto forti, per esempio Kamala Harris che citavi, per esempio Cory Booker, per esempio Elizabeth Warren, e pensavamo che fossero loro i frontrunner e quelli che potevano vincere, ottenere la nomination democratica. E in realtà alcuni di questi non sono neanche arrivati alle prime primarie e sono venuti fuori invece tutta un'altra serie di candidati da cui magari non ci aspettavamo molto, come Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, che hanno invece fatto delle ottime performance all'inizio. L'outcome, il risultato nel campo democratico è stato caratterizzato da una forte divisione, che in realtà è abbastanza classica, tra una parte di candidati più centristi e una parte di candidati un pochettino più spostati a sinistra, con però un campo centrista, quello più forte, molto diviso tra tantissimi candidati, e questo aveva quasi portato a un risultato abbastanza eccezionale, ovvero alla vittoria di Bernie Sanders, ma alla fine ha portato a far vincere le primarie quello che sì era il frontrunner all'inizio, ovvero Joe Biden, ma che poi soprattutto all'inizio delle primarie aveva rivelato tutte le sue debolezze sia come candidato sia con il suo passato politico. E quindi adesso ci troviamo in una situazione in cui abbiamo 2 candidati, Joe Biden e Donald Trump, per i 2 campi opposti. Ovviamente Joe Biden non è ancora confermato, ma è evidente che sarà lui candidato, benché sullo spettro opposto dal punto di vista ideologico, dal punto di vista biografico sono similissimi, sono uomini sulla settantina, maschi bianchi, che non rappresentano per niente in realtà la diversità della politica americana e non sembrano rispondere a tutti quei problemi che le proteste di Black Lives Matter hanno così
chiaramente evidenziato negli ultimi mesi, per cui è stato davvero sì, un anno eccezionale da tantissimi punti di vista, e quello che succederà nei prossimi mesi sarà davvero da vedere, sarà davvero interessante da osservare. Che poi l'anno si era aperto con l'uccisione del generale iraniano Soleimani, sembrava quello l'evento più apocalittico, invece alla fine è arrivata la pandemia e anche le proteste razziali, e quindi è stato un anno, è ancora un anno bello denso. Te, Lorenzo, parlavi proprio di Bernie Sanders e come dicevi, all'inizio sembrava lui il front runner e che potesse essere il suo anno, dopo che comunque nel 2016 aveva convinto molti elettori che il socialismo non è una parolaccia. E nonostante Sanders sia ormai fuori competizioni, figure che lui ha ispirato come Alexandria Ocasio-Cortez oppure il nuovo freshman Jamal Bowman possono utilizzare questo mandato per preparare il terreno per USA 2020. E 24, grazie Alessia. E in un'ottica del genere, favorirebbe più una presidenza Trump o Biden? E poi, a che punto è il socialismo negli Stati Uniti? Una domandina, sì, grazie Eric. Bellissima domanda, e domanda su cui parlare molto, perché si incrocia molto con i miei interessi di ricerca. Sì, e poi socialismo negli Stati Uniti. Sì, poi aggiungo una cosa che mi sono scordato, che poi comunque te a febbraio avevi scritto un articolo per Left proprio sul socialismo negli Stati Uniti. Sì. Quindi ti stuzzichiamo proprio su un punto caldo. Sì. Ma allora, diciamo, cerco di essere breve. Sanders effettivamente ha fatto una performance assolutamente incredibile, nel senso, già nel 2016 aveva stupito tutti con quella candidatura, però il 2016 era un anno in cui c'erano solo due candidati, non c'era mai stata davvero la sensazione che potesse vincere, si sapeva più o meno da subito che Clinton avrebbe vinto, e in realtà Sanders aveva stupito per la percentuale di voti e per aver dimostrato che c'era un ampio consenso per un candidato che si autodefiniva socialista. Invece quest'anno Sanders ci è andato comunque vicino, c'è stato un momento in cui sembrava davvero possibile che un candidato che si autodefinisce socialista fosse il frontrunner per il Partito Democratico. D'altro canto, la campagna delle primarie ha un po' mostrato sia i punti di forza ma anche i punti di debolezza di questo movimento socialista americano, di questa area che si riconosce nel socialismo negli Stati Uniti. Sanders ha fatto vedere che è andato molto bene, che il messaggio che portava va molto bene per determinate comunità, è andato fortissimo nella comunità ispanica, ma che non sponda ancora in determinate altre. La vittoria a Biden è stata consegnata dalla comunità afroamericana, anche se appunto bisogna un po' fare una distinzione in questo caso, perché Biden ha vinto molto bene in una comunità afroamericana molto vicina al Partito Democratico, che sente molto l'influenza dei quadri e della dirigenza del Partito Democratico, quando invece in realtà in altre aree del paese non così influenzate dal Partito Democratico la situazione è un pochettino diversa. Proprio su questa cosa, scusa ti interrompo un attimo, infatti certo. Si parla proprio di creare un Black Caucus 2.0, ossia andare oltre i vecchi quadri, come dicevi te, del afroamericani del Partito Democratico, infatti queste nuove generazioni come Bowman e altri non si ritrovano più in queste figure un po' più anzianotte. Sì, esattamente. C'è un aspetto generazionale in quello che sta succedendo, che è molto evidente, per cui ci sono certi settori della società che non si riconoscono più in un Partito Democratico molto regimentato e molto spostato verso il centro, ma che vogliono spostarsi più a sinistra. Questa tornata di elezioni, con l'elezione di Bowman,